Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati all'appuntamento con Proteram. Un'ora insieme per parlare della situazione in casa biancorossa, soprattutto alla luce della sconfitta contro la Reggiana dell'altro ieri, di domenica, che complica ma solo parzialmente le cose al diavolo chiamato, che sarà chiamato alla partita del dentro fuori, la partita della vita contro il Forlì sabato prossimo, la vigilia di Pasqua. Intanto nei posticipi, di fatto, il Venezia, vincendo anche a Padova per 1-0 con gol dell'ex teramano Stefano Moreo, di fatto si assicura la Serie B, perché adesso il solco da recuperare per le inseguitrici dei lagunari è davvero quasi incolmabile, a 4 giornate dal termine del campionato. Al Venezia di fatto manca solo la matematica. Per quanto riguarda la bassa classifica, si vince in basso, molto molto in basso, come l'Ancona, vince chi è fuori dal play-out, come per esempio il Modena, come il Sud Tirol. In mezzo invece perdono praticamente tutte: perde il Faro, perde il Forlì, perde il Lumezzane, perde il Mantova e perde il Teramo, che vedete in classifica a 34 punti, esattamente come il Mantova. Ma lo ricordiamo sempre, a beneficio di chi ci ascolta e ci guarda, guardate questa classifica. Prendete Teramo e Mantova e invertiteli, perché questo, il software che gestisce la nostra classifica, non tiene conto degli scontri diretti, che ad oggi che avvantaggia il Mantova, perché si è giocata sia la partita di andata che quella di ritorno, con il Mantova che è in vantaggio. E dunque in questo momento il Teramo sarebbe dentro il play-out, che disputerebbe contro il Fano, il Mantova sarebbe fuori. E questo, insomma, vi fa capire che anche un punto contro la Reggiana avrebbe in questo momento tratto fuori il Teramo dal discorso spareggi. Però ne parleremo nel corso di questa ora con Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Ciao, buonasera, salve. Grazie per esserci tornato a trovare, e lo ringrazio e risaluto con molto piacere anche Ercole D'Eustacchio. Ciao Ercole. Buonasera, buonasera a voi. E allora, abbiamo visto, vediamo i risultati e poi facciamo anche un discorso di classifica. Tantissimi gol, soprattutto nella parte bassa, con molte sconfitte, la vedete, quella del Fano col Pordenone, quella del Forlì con la Maceratese, il Gubbio fa il suo con il Mantova, il Modena invece vince di misura con Diop. Ieri sera nei posticipi 0-0 tra il Binoleff e San Benedettese, e come detto la vittoria, questa vittoria del Venezia contro il Padova per 1-0 gol di Moreo, che, se vediamo la classifica, prima ci siamo concentrati sulla parte bassa, ma guardate la parte alta, il Venezia ha 11 punti di vantaggio dal Parma a 4 giornate dalla fine, quindi con 12 punti ancora da segnare. Manca davvero solo la matematica alla formazione di Inzaghi. Festeggia sabato. Festeggia sabato, probabilmente, così festeggiano la vigilia di Pasqua e la Pasqua. Noi facciamo così, ci vediamo la copertina della settimana, come facciamo di consueto, per aprire un po' alla discussione, per valutare se poi le dinamiche di classifica sono quelle che abbiamo pensato e che abbiamo inserito nella clip. Vediamo. O Mantova, Mantova o Teramo. L'ultima giornata di campionato, che chiude un tour de force con al centro l'infrasettimanale, racconta di una lotta salvezza che sta per delimitare il recinto a 6 squadre, forse, ma solo forse, 7: Ancona, Fano, Lumezzane, Forlì, Mantova, Teramo e forse Modena. Formazioni che sono dentro ai play-out, di poco fuori, o come nel caso dei dorici, vicini alla retrocessione. Le gare di domenica, tutto sommato, hanno concesso al Teramo di usufruire di quel mini jolly messo da parte nelle ultime settimane, e che l'altro ieri è risultato molto, ma molto comodo, perché al netto della defaianza di Narciso, comunque perdonabile, le concorrenti hanno vissuto una giornata non proprio esaltante. Nessun pareggio giù in basso, o si vince o si perde.
si vince in testa al gruppetto e in coda si perde in mezzo. Questo ha l'effetto di lasciare praticamente tutto immutato, sì, ma di accorciare paurosamente la classifica, nella quale ormai i canarini sembrano aver trovato l'abbrivio giusto, mettendo 3 punti di distanza dalla coppia che potrebbe dar vita ad uno sprint che neppure nel ciclismo. La sfida vera allora diventa Teramo Mantova. In 4 giornate, con 12 punti in palio, chi ne fa di più potrebbe essere salvo. Con i lombardi che hanno anche il bonus, se chiudono in parità col diavolo, se lo mettono alle spalle e lo mandano agli spareggi play-out. Dunque, vedendola dal lato abruzzese, il diavolo deve fare almeno un punto in più del Mantova, a partire dalla sfida prepasquale contro il Forlì. Già, perché nella miriade di intrecci probabili, anche i romagnoli sono in corsa in una situazione talmente fluida da essere impronosticabile. Certo che al Teramo cambia relativamente poco, intanto deve viaggiare più forte rispetto al Mantova per evitare che sia la beffarda classifica avulsa a condannarlo. Poi ha bisogno di non perdere più o quasi lo scivolone con la Reggiana. Dimostra che anche il punticino a volte fa bene. Sembra un'inezia che però oggi vorrebbe dire salvezza diretta. Eccoci rientrati, allora questa è la copertina della settimana. Noi, comunicazioni di servizio per tutti quelli che ci seguono, chiediamo scusa a tutti quelli che ci seguono se non potranno interagire con noi attraverso gli sms, è un problema di gestione del software che appunto riceve e manda in onda i messaggi, quindi almeno per stasera abbiate questa pazienza di rimandare le vostre considerazioni. Dalla settimana prossima certamente è un problema che sarà risolto. Oh, veniamo ai nostri temi. Francesco, nella copertina noi abbiamo messo Teramo Mantova, Mantova o Teramo, perché un po' magari esagerando sicuramente abbiamo provato ad ipotizzare che adesso lo sprint diventa a 2, il posto è 1 per evitare i play-out e sono queste 2 squadre a giocarselo. Ci siamo andati molto lontani oppure un po' l'abbiamo imbroccata? La classifica oggi dice questa, ma Sud Tirol e Modena sono ancora lì, non è che hanno tanti punti di più. Basta pensare che se sabato il Modena dovesse perdere, poi più avanti vedremo anche il calendario del prossimo turno, e il Teramo per esempio, o anche il Mantova, auguriamoci solo il Teramo vincere, verrebbe risucchiato, sì, di nuovo il Modena e il Sud Tirolo. Modena, se non erro, gioca con la San Benedettese, che non ha, sì, esatto, che non ha un calendario tanto facile, è andata bene, ha strappato questo punto fuori casa, quindi per il Teramo resta il rammarico di essere tornati, io non dico con i piedi sulla terra, perché c'eravamo, nessuno si era illuso che il Teramo avrebbe vinto tutte le partite fino al termine del campionato, però la squadra aveva dato bei importanti segnali di crescita, di tenuta del campo, di condizione atletica, di condizione mentale, nel senso di squadra viva mentalmente ed è pronta a lottare, così come serve sia se sta in basso sia se sta in alto nella classifica. È andata male con la Reggiana, puniti da, praticamente dall'unico momento negativo, dall'unico errore, ci può stare. Certo, il pareggio sarebbe stato il risultato decisamente più giusto, più equo, e avrebbe cambiato di molto la classifica, perché a fine stagione può darsi che per un punto magari uno è costretto a fare i play-out. Noi ci auguriamo che per un punto il Teramo riuscirà a salvarsi. Però è strano, perché è capitato difficile. Forse all'uomo che, eccolo qua, Narciso, che domenica insomma qualche errorino l'ha collezionato, però
dispiace ancora di più perché è capitato proprio a lui che in moltissime circostanze invece di punti aveva avuto un rendimento straordinario, sì, notevole da quando è arrivato. Vabbè, lì c'è quel rinvio, dopo ha rimediato, sì, grazie anche al tentativo di Palombella del giocatore avversario. Io non, determinate cose li vediamo anche in Serie A, non li capirò mai, sì, i giocatori che si passano la palla per trovare il varco come avviano l'azione e poi però magari certe volte danno la palla al portiere e mettono in affanno il portiere, allora rinvia tu con i piedi, perché poi il portiere rinvia solo lungo con i piedi. Però quello lì è un piccolissimo svarione sull'uscita che ha portato poi al gol. Te la faccio vedere, abbiamo proprio una macchia e ringraziamo, permettimi di ringraziare personalmente Danilo Di Giovanni che è un fotografo fantastico e che ci ha mandato queste tre foto. Lui ha beccato esattamente il momento della presa, eccolo qua, il pallone che sfugge dalle mani di Narciso e praticamente non riesce a bloccarla. Vedete, poi arrivano Sales e Guidone e poi ci sarà quel rimpallo, però nel momento dell'impatto col compagno di squadra di fatto la sfera l'ha già persa, non per tornare a mettere il coltello nella piaga, però era per chiarire, perché magari dagli highlights può non può capitare questo, può capitare la giornata sbagliata di qualche altro giocatore, può capitare che l'allenatore, sì, fa delle scelte iniziali che subito sono apparse un tantinello, come possiamo dire, strane, fermo restando la bravura di Ugolotti e l'ottimo lavoro sin qui svolto, ha risuscitato una squadra che secondo me aveva l'elettroencefalogramma no piatto, di più, era una squadra già sotterrata, funerale già fatto, e qui in questo è stato bravo, bravo il preparatore atletico, bravi comunque anche i giocatori che hanno seguito il nuovo mister. Però che ti devo dire, sì, lui l'ha spiegato subito, Ugolotti, in settimana ho visto più di un giocatore in buone condizioni, senza fare nomi, e giustamente ha inserito uno o due, sì, giocatori. Poi ne parliamo delle scelte che di domenica contro la Reggiana. Perché ho finito ieri sera di discutere sulle scelte di Zeman, quindi... Si può discutere anche Brugman, falso 9. Ma no, quello magari manco tanto, ma insomma, no, Muntari che, sì, nonostante resta sempre un tantinello, per essere morbidi in clima pasquale, un tantinello sovrappeso, Verre che è un tantinello con svogliato, la testa fra le nuvole, vabbè, ma svogliato no, però insomma, quindi, svogliato in quanto eppure, magari sì, quindi, già pensa alla Sampdoria. E qua è la stessa cosa, insomma. Poi ne parliamo, perché io ad Erco volevo chiedere, Erco, rivediamo un attimo la classifica. Giustamente Ugolotti e anche Francesco ha detto non si tratta di riscendere sulla terra, perché magari nessuno se l'era montata la testa, perché che la situazione fosse complicata e lunga da affrontare e che qualche pericolo ci sarebbe stato, lo immaginavano tutti. Però dopo 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, che cosa toglie qualcosa a livello di sicurezza dopo 4 partite ad una squadra? Tu sei stato un giocatore, sei un allenatore, qualcosa agli uomini che scendono in campo toglie? Cioè dopo 4 risultati utili. 4 risultati utili, 3 vittorie, un pareggio, arriva una sconfitta, peraltro nemmeno meritata. Ma... Secondo me no, non deve togliere niente, perché chiaramente il Teramo tra l'altro non ha fatto una brutta partita, ha perso per un episodio sfortunato, quindi il pareggio ci stava tutto, quindi deve concentrarsi sulla gara di domenica che sarà molto importante e cercare di vincere, perché il punto sì, fa classifica, alla fine ti può mancare un punto, però è più importante la vittoria di domenica che non il pareggio con la Reggiana. Certo, adesso le partite sono tutte decisive, tutte importanti, perché ne mancano solo 4. Però tu dici, se non vinci con il Forlì sabato, che tu abbia pareggiato o perso con la Reggiana, cambia poco? Ti cambiava pochissimo, perché
col Forlì domenica è uno scontro diretto, quindi vale 6 punti. Comunque io penso che il Teramo adesso dovrà fare bene fino alla fine, perché ha la possibilità, l'ha dimostrato in questo ultimo periodo, di potersela giocare con tutte le altre squadre. Quindi secondo me ci sono buone possibilità che possa metterne fuori da questa situazione. Come si prepara una settimana, come si vive una settimana in cui sai che ti vai a giocare più di metà stagione? Perché parliamoci chiaro, la sfida contro il Forlì vale più di mezza stagione. Ma la si deve preparare bene, ti devi allenare bene, devi essere concentrato, la sera magari ti vai a dormire mezz'ora prima. E devi pensare che è una partita fondamentale per il campionato, per il futuro di ognuno di loro, perché i giocatori magari il prossimo anno con una salvezza avranno un mercato diverso. Il mister chiaramente sta facendo un buon lavoro e con una salvezza potrà un altro anno aspirare a qualcos'altro oppure rimanere a Teramo. Quindi sono tutte cose che ti devono far riflettere e far comportare in un certo modo. Cioè il professionista deve scendere ogni domenica al meglio, quindi deve fare una vita fatta bene da professionista, per il bene suo soprattutto, certo, e anche della squadra. Quindi tu dici l'allenatore può, lavorando in un certo modo, ma è anche il giocatore che deve sentirla la partita. Sì, sì, l'allenatore può darti degli input, può darti una linea di guida, però poi la gestione personale ce l'ha il giocatore nel mangiare, nel riposarsi, comincia a fare caldo, cioè ci sono tante situazioni dove il giocatore deve essere attento, ma per il bene suo lo dico, perché chiaramente un professionista vive di quello e non può pensare che se il Teramo retrocede lui il prossimo anno avrà un mercato, certo, sarà di conseguenza. Quindi secondo me questa settimana ci vuole qualche sacrificio in più e arrivare all'appuntamento con la giusta testa, il giusto fisico, cercando di fare bene. I giocatori dovranno dare il 110%, immagino anche l'allenatore, e allora torno a quelle scelte iniziali, perché Francesco, molti ci rimproverano, allenatori, addetti ai lavori, vabbè, col senno di poi è facile parlare, però... Col senno di poi, io il senno di poi... Però c'è, anche c'è stato anche qualcuno che forse le scelte iniziali le aveva un po'... Ripeto, con tutto il rispetto per Ugolotti, che avrà fatto le sue valutazioni, Zeman che fa le sue valutazioni, mi fermo agli argomenti delle ultime 24-48 ore, ci mancherebbe altro, mica lo ha fatto con l'idea di danneggiarsi, ci mancherebbe altro. Lo ha fatto dopo che ha visto per una settimana di seguito la squadra, però la storia del calcio è piena di... Si potrebbero scrivere libri e libri di scelte indovinate, scelte strane ma indovinate, sì, dall'allenatore, ma anche di scelte, chiamiamole strane, tra virgolette, rivelatesi poi sbagliate, perché sicuramente Ugolotti in settimana aveva visto Baccolo, diciamo, come possiamo dire, più vivace, più tonico, correggimi se sbaglio, Ercole, ossia... Sì, sì. Più reattivo, pronto, più presente, ecco, più pronto, mettiamoci tutti gli aggettivi di questo mondo, però dopo il campo ha detto di no. E a me personalmente, se uno me l'avesse chiesto prima della partita, avrei detto guarda, speriamo che fa due gol, ma secondo me questa è una matta, senza ombra di dubbio, perché l'ho detto alle persone con le quali mi sono ritrovato a parlare prima della partita, ma non perché sono bravo, perché fa parte del mio lavoro, dei miei compiti, e quindi parlo prima, quando è possibile parlare prima. Poi è ovvio che a fine partita si analizza la partita, si analizza l'evento, uno va a vedere la partita sperando sempre che intanto la squadra del cuore vinca, sì, sì, e poi delle scelte allenatore siano indovinate. Tra l'altro Baccoli in quella posizione, anche per caratteristiche, se vogliamo, ecco, non è proprio il suo ruolo, ma anche in difficoltà, ideale, insomma, che ti devo dire, ma anche in difesa, ossia uno dei grandi meriti di Ugolotti è aver dato equilibrio tattico e quindi rigenerato la squadra anche mentalmente, infondendo nuova fiducia nei giocatori. Quindi grandissimi meriti sotto questo aspetto, e soprattutto nel dare compattezza alla difesa. Ora io dico Sales, e qui parla uno, l'ho detto la settimana scorsa quando ho detto complimenti a Sales e Carcalisi, che aveva detto nei mesi passati, sì,
Ma evidentemente le colpe soprattutto non erano né di Sales né di Karkalis se giocavano male, ma di quegli ignoranti, ignoranti in quanto ignorano la materia, a cominciare da Zauri, che allenavano questa squadra, il preparatore di allora e tutto il resto. Benissimo, chiusa la parentesi, ossia Sales stava giocando non bene, benissimo da terzino destro, allora tu vuoi cambiare qualcosa? Lasci Sales terzino destro, ma questo io lo direi. Il problema in quel caso è che Ugolotti... Allegri... Benissimo. Può dire, ma sinistra, io non ce l'ho un a sinistra metti sinistra. Scipioni. Scipioni, prima di venire al Teramo, nel San Nicolò, giocava terzino sinistro. Dice, quando arrivi in fondo, come Di Paolo Antonio, si ferma e cross di destra. Che Di Paolo Antonio fa i cross di sinistro. No. Le giocate migliori di Paolo Antonio sono con il destro. E sì, gioca, sì, mi sembra, a sinistra. Quindi e metti Scipioni. Certo, ci sarebbe voluto forse qualcuno che diceva, ecco, quando si parla... Parentesi di pochi secondi, quando si parla di organizzazione della società, di modo di lavorare e di modo di crescere, forse ci voleva qualcuno che sapeva quello che ho detto adesso io e che dicevo Golotti, guarda che Scipioni ha giocato un intero campionato, anche se in una categoria inferiore, a sinistra. Da terzino sinistro. Ma chi glielo dice dei tanti inutili che stanno alla Teramo Calcio? Ok. Chiarissimo. Auguri, buona Pasqua. Ok, poi avremo modo di farci gli auguri. Ercole, ti chiedo, perché poi sentiremo Golotti sulle e scelte. E ce ne stanno una frega di inutili. Inutili e dannosi. Sulle scelte e di... E lo dico da anni, andiamo avanti. Di Ugolotti. Sulle scelte di Ugolotti poi lo sentiremo. Spiegherà anche il motivo perché ha giocato Baccolo piuttosto che, ma non per dare la croce, ci mancherebbe. Ma no, mica hai perso solo però, mica hai perso per quello, ci mancherebbe. Però c'è anche da dire una, c'è da dire una cosa. La scusa. Questa famosa storia dei tre impegni a settimana, c'è stato il turno infrasettimanale, ma obiettivamente, ma quanto può essere condizionante per un giocatore che fare tre partite da non poterle sorreggere? Cioè... Hanno ragione quando dicono bisogna ruotare perché bisogna dare respiro, oppure è come vedo dalla faccia di Francesco? No, non è per tutti così secondo me, mica per tutti i giocatori. Ma tre partite in una settimana sono abbastanza, soprattutto perché non riesci ad allenarti. E poi c'è da dire che le ha fatte il Teramo dopo 30 partite, 32 quanti sono però, passate. Però perdonami, le hanno fatte tutte. Tutte le squadre. Ok, però il Teramo viene da un periodo diciamo abbastanza stressante sotto l'aspetto mentale, fisico, dove ha dovuto recuperare, quindi nel periodo che tu devi recuperare chiaramente sprechi di più. Un conto è una squadra che sta a metà classifica, che gestisce le situazioni, è un conto che sei sotto pressione ad ogni allenamento, ad ogni partita e fai un tour de force. Però al di là delle scelte, sono d'accordo anche con Francesco, che sono sempre opinabili e ne possiamo parlare all'infinito. Domenica il Teramo non ha avuto degli scompensi tattici, non ha fatto una brutta partita, vero. Ha perso per un episodio, quindi alla fine queste scelte non sono state determinanti a livello di risultato. Forse, secondo me, il Teramo ha imbancato come squadra, come atteggiamento nel dimostrare la voglia di vincere, di battere la Reggiana. Forse a un certo punto si è accontentato, pensava di fare un pareggio con la Reggiana e magari di sfruttare più le energie nella partita contro il Forlì, che sicuramente sarà una partita determinante. Sì. C'è da dire anche questo, perché a livello di scelte, diciamo, alla fine, insomma, il risultato non è che... Anche per se le abbiamo pagate più nel primo tempo, anche perché poi il secondo tempo è entrato Fratangelo, insomma... Oh, e io lì volevo tempo, arrivare vabbè, un perché tempo, poi un tempo Fratangelo e un tempo Sansovini. Ripeto, la morte vuole la scusa, quindi sì. Siccome di calcio si parla a 360, certo. No, nessuno sta dicendo che abbiamo perso per quel motivo lì, nessuno sta dicendo che Ugolotti, come i suoi predecessori, col calcio non c'entra niente, perché abbiamo detto, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, che il Teramo si è ripreso ed è tornato a poter sperare grazie al buon lavoro di Ugolotti e alla serietà dei giocatori che hanno seguito il mister e il preparatore atletico. Assolutamente. Per quanto riguarda le scelte di Ugolotti, ce lo andiamo ad ascoltare al termine della partita, perché parla anche della scelta appunto di Baccolo, ma anche rispetto a quello che dicevi tu, Ercole. Dice esattamente il contrario, dice forse ci saremmo dovuti accontentare del pareggio. Pensa un po', lo ascoltiamo. No, noi i piedi non li abbiamo mai staccati da per terra, forse qualcheduno
pensava di aver risolto tutti i problemi, non io, assolutamente. Sapevo perfettamente le difficoltà di questa partita, avevamo fatto dei cambi, ci eravamo messi anche in una situazione di essere un pochettino più coperti con un centrocampista a ridosso di una punta, perché sapevo perfettamente che in alcuni ruoli noi siamo, come caratteristiche, siamo un pochettino corti, di conseguenza giocare tre partite in una settimana e oggi si è visto, perché alla fine eravamo veramente stanchi. Compromette un pochettino il percorso che avevamo fatto, perché nonostante avessimo fatto 4 partite e 10 punti eravamo sempre in zona play-out, di conseguenza ci siamo ancora e dobbiamo tirarci fuori. Abbiamo un'altra partita in casa di fondamentale importanza, è normale questa, speriamo che non pesi, perché torno a ripetere, forse oggi al di là del risultato, il risultato più giusto poteva essere un pareggio e dovevamo accontentarci. È quello il grande dispiacere, perché alla fine l'ho detto dalla prima partita col Sud Tirol, che quando si è in una situazione in cui bisogna tirare fuori la testa anche il punticino, non essere belli, essere concreti. Oggi purtroppo a un certo punto ci siamo chiusi un pochettino per il semplice motivo che non riuscivamo, facevamo fatica, si è visto palesemente, perdevamo palloni, abbiamo rischiato 2 o 3 volte con Ilari la seconda munizione, però torno a ripetere, abbiamo fatto fatica, qualcheduno ha fatto molta fatica, chi ha giocato soprattutto le 3 partite di seguito ha fatto molta fatica, di conseguenza stravolgere una squadra, noi non siamo una squadra che può essere stravolta, abbiamo delle basi, abbiamo delle colonne portanti, e se queste colonne portanti non danno il 100%, non sono in grado del 100%, è normale che possiamo andare un pochettino in difficoltà. Detto questo, abbiamo trovato una squadra e noi, per caratteristiche, quando troviamo le squadre che si chiudono, la Reggiana è venuta con 8 difensori, è venuta, ci ha chiuso tutti gli spazi, sapendo perfettamente qual è il nostro modo di giocare, sono stati bravi, poi quando ha visto che entravamo un pochettino in difficoltà ha fatto i cambi giusti, perché ha i giocatori per poter cambiare di punto in bianco la partita, e sono stati decisivi, perché l'ingresso di Sbaffo e di Guidone sono stati 2 giocatori che hanno fatto la differenza. A Spighi ha sempre questi infortuni un pochettino che non riusciamo a capire, probabilmente il terreno di gioco, non lo so, penso sia una botta, mi auguro che sia una botta, che non sia una ricaduta sullo stesso problema, perché sarebbe grave. Ah beh, ma quando sono le giornate storte, cioè oggi onestamente, ma non è che io mi devo giustificare sull'errore o prendere, cioè l'errore ci sta nella partita, il portiere fa parte della squadra, altre volte ci ha salvato, oggi non ha fatto bene, però come non ha fatto bene lui non abbiamo fatto bene tutti, non ho fatto bene io nelle scelte iniziali, però torno a ripetere, una partita che per come si era protratta durante l'arco dei 90 minuti era una partita che non dovevamo assolutamente perdere. Ma sono scelte, Carrara aveva già giocato dietro la punta in 2 occasioni e probabilmente non ero rimasto soddisfatto, Baccolo aveva giocato giovedì una partita egregia, si era fatto trovare pronto, oggi probabilmente il primo caldo l'ha un pochettino abbattuto, ma non è quello, per giocare in questa maniera dobbiamo avere il supporto di tutti, oggi abbiamo giocato un livello sotto tutti costantemente, perché partendo anche dietro abbiamo fatto errori che di solito non facciamo, e di conseguenza quando incomincia a commettere determinati errori esalti anche l'avversario, che onestamente è venuto e sembrava quasi che si volesse accontentare. Ah, guarda, la scelta era che loro, avendo Marchi che giocava da quella parte e giocando prevalentemente attaccando la profondità, mi serviva un giocatore più in marcatura, per quello la scelta di Sales di metterlo da quella parte. Poi loro hanno cambiato completamente, perché hanno sempre giocato con un 4-3-1-2, oggi per la prima volta in stagione hanno giocato con un 4-4-2 molto bloccato, di conseguenza non si poteva cambiare, si doveva interpretare in maniera diversa e non siamo stati bravi a farlo, però questo non significa, noi siamo stati bloccati anche dall'altra parte, perché onestamente anche dalla parte destra nostra non è che abbiamo fatto grandissime cose, di conseguenza è un po' tutta la squadra che è andata un pochettino a ritmo ridotto, ma questo me lo poteva aspettare, perché torno a ripetere, per noi giocare 3 partite in una settimana non è facile. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Prima della pubblicità avete ascoltato le parole di Ugo Lotti di domenica dopo la sconfitta con la Reggiana. L'analisi è perfetta. Vuoi che te la metta così? Vediamo se sei d'accordo. Avendo visto... non sono d'accordo. Già non perché, sei d'accordo. Perché i conduttori mi dicono, quindi lui ha voluto dire. Vediamo se ti piace. Per la bruttezza della partita di mercoledì sera, Ancona-Teramo era una partita da 0-0. Questa era una partita da 0-0. Sarebbero stati 2 punti, il Teramo ne ha presi 3. Sei più contento?
Ma posso essere più contento? No, vabbè, provo. Sì, anche questa può essere un'analisi, perché indubbiamente quella di Ancona è stata proprio una partita bruttissima, insomma, quella era destinata a finire 0-0, però poi c'è il rovescio della medaglia. Giacché ti riesce di vincere fuori casa un confronto diretto al termine di una brutta partita, sì. Se avessi vinto con la Reggiana, capito, raddoppi è meglio. Come la metti tu è logico, un punto con l'Ancona, un punto con la Reggiana, sono due punti, ne abbiamo presi tre, facciamo le capriole. Sì. E facciamo le capriole. No, tanto no, so no, fare. Io non ti voglio far fare ma le sì, capriole. Ma sì, ho capito quello che vuoi dire tu, per trovare... Non per trovare, valutare le partite nel loro complesso, nel senso che... Mentre non abbiamo giocato con la stessa intensità, non abbiamo giocato con la stessa rabbia, con la stessa, anche con la stessa attenzione tattica e tecnica visti contro la San Benedettese, altrimenti forse avremmo vinto anche con la Reggiana, o magari avremmo pareggiato, ma magari un gol l'avresti fatto o prima o dopo, magari prima perché c'era più tempo. Questa secondo me è l'analisi a volte più giusta. Quando sei in una posizione di classifica precaria, dove sei sempre un po' preoccupato, quando giochi contro una squadra tipo la Reggiana che è nei playoff, una squadra che c'ha qualità, ti viene a mancare un po' di coraggio. Forse al Teramo domenica è mancato il coraggio di cercare di vincere la partita. Quel coraggio, perdonami Ercole, che aveva quando era veramente in una situazione disperata. Ma, sì, quella è poi la disperazione che subentra e quindi è una situazione diversa. Però poi tiri fuori un po' la testa e cominci a fare dei calcoli e lì secondo me comincia a essere troppo rinunciatario. Però c'è da dire che ha incontrato la Reggiana, una squadra che è lì davanti è in zona playoff, quindi non era una partita facile. Forse il Teramo è entrato in campo con un atteggiamento per portare via il punto. Però Ercole, ti chiedo onestamente adesso, dicono tutti non bisogna fare calcoli, non bisogna fare, ma qualche calcolo va fatto? Ma le partite sono poche, i punti da recuperare oggi sono 40... tanti. Scusa, No. Cioè, quindi adesso domenica devi vincere. Chiaramente poi vai a giocare con sabato. Poi vai a giocare a Macerata, che è una posizione di classifica abbastanza tranquilla, quindi la partita te la puoi giocare tranquillamente. Poi chiaramente a una domenica dalla fine, a due, puoi fare anche qualche conto, però adesso penso che il Teramo debba fare risultato. Ecco, qualche conto, io lo sai perché, teniamo la classifica. Il conto che devi fare, per esempio, che la Maceratese sarà una partita, perché la Maceratese a oggi teniamo la classifica, è al decimo posto in classifica, a pari punti con il Sant'Arcangelo, non so, il confronto diretto, e a due punti dall'Albino Leffe, e quindi a oggi un pensierino all'ultimo posto dei playoff lo fa, e quindi forse non è più una partita... Come si dice, semplice. Si diceva una volta di fine stagione, una partita semplice, magari tra una squadra che non ha più nulla da chiedere e da dare al campionato e una come il Teramo che gioca per la sopravvivenza, e quindi in partite del genere ci sono sempre usciti magari i pareggi, magari la Maceratese giocherà per la vittoria. Ecco perché i conti non si possono fare. A oggi 40 punti viene da pensare che non... Che non basta, che non bastano. Potrebbe a oggi la classifica dice questo. Se guardi bene il calendario, nonostante i confronti diretti, ti dice questo. Certo, se poi per esempio tu vinci e il Modena domenica perde in casa con la San Benedettese, cambia tutto. Ma se il Modena domenica vince, va già a 40, il Sud Tirolo gioca in casa, va già a 39. Sud Tirolo peraltro giocherà con la Maceratese. Che se il Teramo vince va a 37, però. Potrebbero anche non bastarti le due partite in casa, ammesso e non concesso, come diceva il grande Totò, che in casa poi con il Parma la penultima giornata. Tu non ci credi tanto che il Parma arriverà in vacanza qua, perché giustamente dici c'è il secondo posto. Però che il Parma punta a fare secondo in classifica, perché salta il primo turno dei play-off. Può lavorare, preparare tutto il lungo cammino dei play-off in un modo diverso che se invece sarà costretto a giocare il primo turno. Ma anche se in questi scontri, Ercole, perdonami, ma in questi scontri è meglio arrivare da fermo nei playoff, per esempio, del Parma, oppure iniziare già a rimettersi in moto, perché poi ci sarà uno stacco abbastanza lungo di tempo. Ma io penso che è meglio fare risultato e arrivare con
con la giusta carica. Con la giusta carica, cioè arrivare con un atteggiamento positivo, una squadra che vince, è abituata a vincere e continua a vincere. Se comincia a avere delle paure, comincia a perdere, perdi qualche punto di riferimento, potrebbe essere anche dannoso. Quindi neanche tu pensi che il Parma arrivi. Quest'anno è più lungo il cammino dei playoff rispetto all'anno scorso. Quindi, certo. Una settimana di sosta in più o in meno può fare gioco per ricaricare. Comunque dico, no, il Teramo nell'ultimo periodo ha dimostrato di poter competere con tutte, quindi anche il Parma, voglio dire, adesso... Anche perché poi il Parma, tra un po' vedremo anche le immagini dei gol dell'Ancona, ha dimostrato di poter perdere anche in casa veramente con tutti. Hanno dimostrato di poter perdere con tutte. Il problema è che dobbiamo fermarci all'orticello nostro e devi essere tu capace adesso di vincere con tutte, a cominciare con il Forlì, a cui mancheranno Capellupo e Bardelloni, che è l'uomo, diciamo, un po' più rognoso da marcare, però mancheranno per squalifica, appiedati per un turno da un giudice sportivo. Durante quando abbiamo sentito Ugolotti, abbiamo sentito Di Spighi. Potrebbe mancare anche Spighi. Ecco, vediamo questa, che è un aggiornamento. Potrebbe effettivamente mancare anche Spighi, e sarebbe un'assenza molto pesante per il Teramo. Domenica è uscito per infortunio, è entrato al suo posto Masocco. È chiaro che il Teramo farà di tutto per riaverlo in campo già sabato. Ad oggi sono poche le possibilità che Spighi possa essere in campo sabato pomeriggio, però è chiaro che stiamo parlando martedì sera, si gioca sabato pomeriggio e quindi di tempo ce n'è, però ad oggi, quando vi parliamo, le possibilità di vedere Mirko Spighi in campo sono poche. A questo punto si apre anche la corsa alla sostituzione di Spighi, ed è una corsa, Francesco, che non è semplice. Perché Petrella è stato fermo. Perché Petrella è un bel po' che non gioca. Esatto, bisogna un bel vedere intanto se torna disponibile al 100%, ma comunque non potrà avere la migliore condizione. E questo sì. Tempesti sarebbe adattato in un ruolo magari non suo. Ma Tempesti è un esterno. Quello che è entrato, come si chiama? Masocco? Ma Masocco è un... Non mi sembra pronto per giocare dall'inizio. Mi viene da pensare a un... Più che un cambio di modulo, una posizione diversa dei giocatori in campo. Di chi in particolare? Beh, per esempio Sansovino a destra, Barbuti davanti e Fratangelo dall'altra parte, i tre davanti, e in mezzo Ilari, Amadio e Di Paolo Antonio. E te la giochi. Cominciano ad essere problemi anche dalla difesa del Forlì, a pensare, certo, a Barbuti, Fratangelo e Sansovini. Sì. Anche se in questi casi, se Ugolotti risponderebbe, faccio la parte del tecnico, ma se io metto questi tre, Ercole, e immagino che siano i problemi di un allenatore, di qualsiasi allenatore, se io metto questi tre, se mi serve un cambio, chi metto poi? Perché non ha di fatto più nessuno, ci sono Tempesti, che è un esterno peraltro, non è una vera e propria punta. Ma intanto parti bene, magari vai in vantaggio il primo tempo e poi giochi non di rimessa, però giochi più tranquillo, quindi la partita si potrebbe incanalare subito nel verso giusto. Certo, domenica è una partita che non puoi sbagliare, devi conoscere pregi e difetti dell'avversario, devi essere attento su tutto, quindi sicuramente Ugolotti studierà questa partita e il Teramo si farà trovare pronto. Come sarebbe chi metti per sostituire? Petrella, se torna disponibile, non avrai 90 minuti, ma 35-40 minuti. Una mezz'oretta ce l'ha. Bravo. La stessa cosa mi sembra che per una mezz'oretta può essere buono Tempesti. Tempesti è la stessa cosa, Masocco? Masocco è un altro ruolo, però. Vabbè, ho capito, però pure l'altro giorno lo metti di... Devi vedere pure come va la partita, ha risposto bene Ercole. Intanto proviamo a vincerla. Ah sì, sì, quello è fuori di discussione. Se mi metto sull'1-0, sul 2-0 con una forza offensiva non da disprezzare, insomma, perché capito? In campo tre come Sansovini, Barbuti e Fratangelo con Di Paolo Antonio al centrocampo, quindi con una spinta maggiore, dovendo necessariamente vincere, non mi sembra che, insomma, sia una
come devo dire, una formazione, un assetto tattico tanto debole, no, anzi. No. Anche perché la difesa adesso sto vedendo che ha trovato un suo equilibrio, sì, quindi chiaramente dopo il lavoro fatto nella fase difensiva adesso qualcosina magari puoi anche cercare di rischiare, perché certi meccanismi in difesa, certi sono già collaudati, dici, sì, quindi sì, nel momento, sì, in, sì, cui io so che dietro subisco poco, sì, posso provare, posso usare un po' di più. A proposito di difesa, ci andiamo ad ascoltare Nabil Caidi. Ascoltiamo. Purtroppo oggi non è andata dentro, è stato bravo Davide, però c'è stato anche un pizzico di sfortuna, dai. Era andato a botta sicura di testa e ha fatto un buon intervento, magari era un po' centrale, potevo angolare, ma sinceramente lì per lì ho pensato più che altro a beccare la porta, però niente, ora andiamo avanti, testa a Forlì assolutamente, perché per fortuna i risultati ci hanno dato una mano e quindi andiamo avanti. Ma sicuramente rispetto alle ultime uscite secondo me siamo andati con una marcia in meno, perché un po' sicuramente il caldo e le tre partite, un po' soprattutto penso la Reggiana sia una squadra che ti fa giocare male, che si mette dietro, si mette in difficoltà, si difende molto bene, e quindi se non hai ritmo è difficile battere la Reggiana. Oggi secondo me ci è mancato un po' di ritmo, ecco, di forza e di... Però insomma Teramo avrebbe meritato il pari. Sì, secondo me è stata una partita equilibrata, un episodio poteva sbloccare una partita da un verso all'altro, e a un certo punto sembrava incanalata sullo 0-0 la partita, poi un episodio sfortunato ci ha un po' penalizzato. Però ripeto, fare un punto oggi significava essere fuori dal play-out, ma significava dover battere il Forlì, quindi sabato bisogna battere il Forlì. Oh, ecco, rientriamo. Sì, ancora saltiamo dal Teramo, di palo in frasca mentre ascoltavamo Caidi. Peraltro c'è stata l'assemblea di Lega di Lega Pro, dei club di Lega Pro. Ci sono stati alcuni punti all'ordine del giorno. Ve ne dico uno in particolare, che è quello di cui ha parlato il presidente Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, e cioè quello della riduzione. Proprio per dare un maggiore respiro economico alle società in assenza di certezze sulla legge Melandi, che è quella dei diritti televisivi, di diminuire il numero degli over e aumentare la possibilità che si ampli al vivaio ai giocatori sotto una soglia d'età. Ora, è una cosa che potrebbe... La apriamo, parentesi aperta e chiusa, apriamo questa parentesi, poi torneremo a parlare del Teramo. 10 secondi, sono tutti palliativi. Sono tutte mosse. Perché sono palliativi? Perché non vedo come si possano risolvere. Il primo problema è che tutti quanti dicono che la legge Melandri non va più bene, ammesso non concesso che sia mai andata bene, non è attuabile, non aiuta le società, però nessuno fa niente, no? Per diciamo costringere, tra virgolette, chi governa o chi comanda, chiamatelo come volete, a cambiare questa legge o a fare delle proposte perché venga cambiate. Allora riduciamo il numero intanto delle squadre, invece di 20, 20 e 20, torniamo a 18, 18 e 18, solo che questo non fa comodo a nessuno, così come non fa comodo portare la Serie A a 18, così come non fa comodo riportare la Serie B a 20, e poi vediamo i meno 2, i meno 7, guardiamo le classifiche, i meno 1, quello che non paga. Sono 6 mesi che si dice che i giocatori della Reggiana lo hanno dichiarato, che devono prendere, sì, hanno, gli ultimi stipendi che hanno preso, ottobre e novembre, se ho letto bene, una cosa del genere. È parecchio tempo che non... Appunto, vi sembra normale? Allora io, presidente, che pago normale, che vantaggi ne ho? Allora, ma pure io, come intanto poi arrivano i punti di penalizzazione a questo momento del campionato, tu immagina se mi danno, per dire, 2 punti
a una squadra qualunque di quelle sotto che valore hanno e che impatto sì. hanno con la classifica Chiaro. Che se gliel'avessero dati un mese fa. Assolutamente, quindi anche per discorso terzo, che del, si fa, va impattato, decenni che si fanno questi va impattando riducendo i costi per le società o incidendo sul campionato, sul format del campionato, come dice Francesco? Ma, su tutte e due, comunque. Su tutte e due, come dice Francesco, perché bisogna anche ridurre i costi. Il fatto di far giocare i giovani e così si sponsorizza, diciamo, di più il settore giovanile. Non so quante società lavorano bene nei settori giovanili, cioè tutti proponiamo di far giocare i giovani, però bisogna vedere come vengono questi giovani su. Cioè, noi in Italia abbiamo un esempio che è l'Atalanta, cioè, l'Atalanta hanno 5-6 ragazzi che vengono dai giovanissimi, no? Sì. Ma l'Atalanta ha un'organizzazione di settore giovanile sì. che sta avanti di 20 anni, l'Udinese sta avanti di 20 anni, tante società di Serie A, di Serie B, di Serie C fanno settore giovanile tanto per farlo, non serve a niente. Non serve a niente, cosa i ragazzi manca? Non sono pronti. Cosa manca rispetto a mancano questi che sono dei modelli inarrivabili, sia chiaro, però... Mancano le strutture, manca la competenza degli allenatori, manca le basi. La competenza degli osservatori. L'Udinese c'è una rete di osservatori che fa paura. Cioè, per far giocare il ragazzo pronto, bisogna lavorare. Cioè, non è che prendi un ragazzo per strada, lo metti in Serie B, siccome è del 2000, un altro anno giochi di colpi in Serie C. Il ragazzo se asino è asino. Se deve ancora maturare, deve restare dove sta. Per poter fare il professionista, deve avere delle basi di comportamento a livello fisico, sì. a livello tecnico. E per acquisire queste determinate cose ci vogliono gli anni. Io ho fatto settore giovanile nella SPAL, quando la SPAL aveva il settore giovanile, dove è venuto fuori capello, tutta sta gente qua. Cioè, avevamo degli allenatori, avevamo un centro di addestramento con quattro campi in erba, c'era una struttura dietro. Quindi la SPAL, io a 17 anni giocavo in C1, ha tirato fuori dei ragazzi, dei giovani, ogni anno sfornava. Però c'era un'organizzazione, c'erano degli osservatori, come dice Francesco. E qua purtroppo si improvvisa e alla fine i giovani non sono pronti. Non sono pronti. Quindi il modello, adesso esageriamo, il modello Lega Nazionale Dilettanti della necessità di far giocare per forza è in questo momento per una serie professionistica è inattuabile. Secondo me. Ma è sbagliato pure secondo me nella Lega Nazionale Dilettanti. Però chi comanda fa legge. Perché condizioni quel ragazzo che per un anno non è fuori quota. Cioè uno appena finisce l'anno del fuoriquota viene messo è bruciato. Ci sono dei ragazzi, dei giocatori che possono anche maturare a 22, 23, 24 anni. Uno si fa la sua esperienza, poi in quel modo lì è totalmente bruciato perché viene messo da parte. Assolutamente, noi abbiamo, quando dicendo questa cosa, noi abbiamo negli occhi tutti uno come Gianluca Lapadula che è arrivato, se vogliamo... relativamente tardi ad essere al calcio importante a vedere il palcoscenico importante. Vediamo il prossimo turno, Maurizio, per vedere gli incastri, perché poi ci vedremo anche tutti i gol, sentiremo anche Narduzzo, l'ex della gara, che ha fatto un paratone su Fratangelo. Immagino che cosa ti ha fatto passare per la mente domenica pomeriggio. Ancona Ferrar Pisalò, Bassano Parma, Lumezzane Albino Leffe, Modena San Benedettese, Pordenone Padova, Reggiana Gubbio, Sant'Arcangelo Mantova, Sud Tirol Maceratese, Teramo Forlì, Venezia Fano. Ora togliete le partite. Il Teramo c'ha la partita più difficile, il compito più difficile, molto più del Mantova che va a giocare a Sant'Arcangelo. Mica tanto. Forse perché gioca fuori casa. Ma le altre, il Modena gioca in casa. Il Lumezzane gioca in casa. Vabbè, ho capito. Dobbiamo essere onesti. Mi auguro che la San Benedettese vinca a Modena. Però siccome 10 giorni fa ci hai vinto tu, quando si fanno i pronostici, il pronostico deve essere uguale. No, che gioco io in casa con la San Benedettese, allora che fai? Dico vingo. Ci gioca quel, perde. Allora facciamo no, dico, tu hai no, io ti contraddicevo sul fatto che tu hai detto il Teramo ha l'impegno più complicato. Non è che il Modena, guardando la classifica, non è che ce l'abbia proprio semplice. Ma perché il tuo è un confronto diretto, perché noi dimentichiamo che importanza il Forlì c'ha un punto meno del Teramo. Sì, però noi darsi pure che verrà qua a giocare per cercare intanto di non perdere e poi all'occasione da sfruttare. Ma per il Forlì è una partita che vale, vabbè, poi ce n'ha nelle ultime tre, due in casa e uno fuori, ma il Forlì verrà qui a giocarsi la partita. Se per il Teramo la partita
diciamo, della continuità per sopravvivere, e per il Forlì lo è quasi. Ecco perché sotto questo aspetto io dicevo che è più difficile. Sud Tirol gioca in casa, c'ha già uno o due punti, quando è che c'ha più di te, gioca con la Maceratese, non ho capito. Noi andiamo a Macerata e possiamo pareggiare o vincere. Sud Tirol gioca con la Maceratese, che è la stessa squadra. Beh, però, però la prima parte della frase l'hai inventata tu. Noi andiamo, tu hai detto, noi andiamo a Macerata, possiamo pareggiare o perdere, ma questo lo dici tu, cioè nessuno l'ha detto, cioè questo è il presupposto da cui parti tu. Beh, perché da che presupposto vuoi partire? No, vai, dico, a se il Teramo vince col Forlì deve provare a fare il risultato pure a Macerata. Sì, certo, sotto certo, questo certo aspetto. Beh, è logico. No, però se tu ci metti un inizio di discorso che però non abbiamo... è lo stesso identico discorso, è lo stesso identico discorso. Se noi diciamo che il Teramo può pareggiare a Macerata, non vedo perché il Sud Tirolo non possa battere la Maceratese giocando in casa. Sì. Questo è il loro personale. Ah, ok. Quello, okay. Quindi la classifica, io è ovvio che mi auguro, ci auguriamo tutti, che il Teramo batte il Forlì e intanto il Mantova perda fuori casa. Poi sarebbe qualche altra bella notizia, tipo magari un clamoroso tonfo del Sud Tirol, ancora meglio. Ma questo perché noi ci stiamo aggiustando, no, tre, quattro uova nel piatto. Sì. Ho capito. Beh. Noi consideriamo sempre la bassa classifica, ma nei discorsi degli scontri diretti di queste ultime giornate, la vediamo la classifica, Maurizio, non dobbiamo mai dimenticarci una cosa importante, che la prima sale direttamente, che la seconda passa al turno successivo, ma che in questo momento Pordenone, Padova, Reggiana e Gubbio avrebbero il vantaggio nel primo turno playoff del campo. Quindi la San Benedettese, per intenderci, che in questo momento non l'avrebbe questo vantaggio, non è che, cioè, se ci fosse la possibilità di cambiarsi di posto con il Gubbio lo farebbe volentieri. Ma nessuno sta in vacanza, ci mancherebbe. Sì. E ti piace anche in virtù di questo ecco, questa nuova formula, i playoff allargati, che sì, diventa più interessante il campionato fino alla fine, perché altrimenti le squadre di metà classifica potrebbero tirare i remi in barca, chiaramente certi risultati poi sono scontati, invece così c'è più interesse, c'è più fino alla fine. Tu non sei un po' perplesso? No. Cioè, vediamo un attimo la classifica, ti faccio un esempio. Stanno in corsa. Fino alle squadre, un esempio. L'ho detto prima, Francesco. Con 44 punti è in corsa. Praticamente anche oggi l'unica che sembra forse tranquilla potrebbe essere il Bassano, che però è ad appena due punti da Sant'Arcangelo e Maceratese, che sono al decimo posto. Quindi poi dal Modena in sotto sono tutte in corsa, non c'è una squadra... Esatto, e ti faccio un esempio concreto. Con la vecchia formula, Parma, Pordenone, Padova e Reggiana sarebbero al playoff. Ci sarebbero tante squadre. E la San Benedettese, che... Ferrapisalò non avrebbe più la San Benedettese, che deve giocare a Modena con 7 punti su 12 da assegnare, non avrebbe nessuna motivazione. Ma la stessa cosa Ferrapisalò, Albino Lepi, Ferrapisalò, Albino Lepi, sarebbero tutte partite dall'esito. Sant'Arcangelo, esatto. Quindi. Esatto, sarebbero tutte partite dall'esito praticamente. Dovrebbero... Lo dico scontato, ma non perché ci sia nulla di male, perché è vero che nelle ultime partite perdi di gli campionato stimoli, poi gli stimoli si perdono, cioè poi non bisogna neanche nascondere la testa sotto la sabbia. Invece con questa nuova formula sarà che un campionato già equilibrato di per sé, è tutto molto più interessante. Va bene, siamo in chiusura, vediamo i gol, Maurizio, vediamoci i gol della giornata di campionato. Partiamo con il big match, con quello di Padova, tra Padova e Venezia. Li vediamo, eccolo qua. Questo è il gol che probabilmente vale la Lega Pro, di Stefano Moreo. Proprio lui regala la vittoria a Inzaghi, che come al solito è sempre molto composto nelle sultanze, è uno che insomma è sempre molto compassato. Ecco, tantissimi i tifosi del Venezia che hanno seguito in una trasferta vicinissima quella di Padova. Palla di Falzerano, ex Bassano, e staffilata di Stefano Moreo, che regala la vittoria al Venezia. Paolo Pordenone 2-3, dopo un minuto Capezzani. Al 35esimo il pareggio di Berrettoni per il Pordenone. Ancora Pordenone con Parodi al minuto 66. Nuovo pareggio del Fano con Germinale.
Infine ancora Berrettoni al 33esimo della ripresa regala la vittoria all'11 neroverde. Per Alpi Salò Bassano 3-0. Tassi per il vantaggio bresciano. Poi Guerra il 2-0 al 25esimo e al quinto della ripresa Bracaletti, ma il portiere del Bassano non prova eccezionale. Altro 2-3, Forlì Maceratese, passa in vantaggio la Maceratese con Quadri, pareggia Adobati per il Forlì, ancora Quadri per la Maceratese, 1-3 realizzato da Turchetta e infine Tonelli a tempo scaduto, accorcia solo le distanze per il Forlì. 3-2 invece a Gubbio, tra Gubbio e Mantova, passa in vantaggio il Mantova con Vinetò, il pareggio è di Ferri Marini per il Gubbio, vantaggio con Valagussa, azione convulsa ma alla fine gol per il Gubbio, 2-1, Zanchi per il 3-1 e poi a tempo scaduto il rigore ininfluente di Matteo il principe Guazzo. Il Sud Tirol vince 1-0 con gli Ozzi, il solito gli Ozzi che non è molto reclamizzato ma segna tantissimo. Altra vittoria di misura a Modena, tra Modena e Sant'Arcangelo è Diop. E infine chiudiamo con Parma Ancona, il gol di Marco Frediani, l'ex aquilano Marco Frediani per il vantaggio dell'Ancona a sorpresissima a Parma. E poi lo 0-2 è firmato al 48esimo della ripresa da Del Sante. Tutti i discorsi, ci salutiamo, si racchiudono in Forlì Maceratese. In Forlì Maceratese? Di domenica dell'altro giorno, di qualche giorno fa. La Maceratese che è andata a vincere a Forlì. Per il Forlì era la partita. Era la partita della vita, per dare comunque, per non staccare la bombola dell'ossigeno, contro una Maceratese che come al solito non ha più nulla a chiedere al campionato, sì, e ma invece fa decimo, fa undicesimo, ha problemi societari, due punti di penalizzazione, forse ne arrivano altri, e invece la Maceratese ha vinto a Forlì, quindi immagina quanto possono essere difficili le ultime quattro di campionato, e per il Teramo, e anche per le altre squadre. Comunque, assolutamente. Auguri, buona Pasqua e comunque, forza Teramo. Teramo Forlì alle 16.30 sabato alla vigilia di Pasqua e allora noi ne approfittiamo per farvi gli auguri di buona Pasqua a tutti quelli che ci seguono, seguono la nostra trasmissione ma anche tutte le altre di TV6, gli auguri di buona Pasqua anche a Francesco Di Francesco, auguri Francesco. Auguri a tutti. Auguri di buona Pasqua anche a Ercole D'Eustachio, grazie Ercole auguri, per essere stato in nostra compagnia. Ovviamente noi torniamo martedì prossimo in diretta alle 21 su TV6 canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.